Buongiorno a tutti, sono Enrica Borghi e spero di riuscire a raccontare un po' il mio percorso di lavoro. In realtà da anni mi occupo, già dal 95-96, mi occupo di arte principalmente, ma soprattutto materiale di scarto, scarto quotidiano che tutti conosciamo, dai sacchetti di plastica alle bottiglie e soprattutto quello di cui mi sono sempre interrogata, che cosa pensiamo che per noi sia scarto. Quando ho iniziato a lavorare mi sono interessata a tutto quello che quotidianamente scartavo, quindi controllare dopo la spesa tutta la quantità di packaging che veniva prodotto all'interno proprio delle nostre case, quando posizionavamo i nostri prodotti e mi trovavo davvero questi sacchetti pieni di contenitori. Questa è stata davvero la mia fonte di ispirazione, quindi uno scarto che è lo scarto della quotidianità, del nostro vivere, che ogni giorno incontriamo. E il mio lavoro, appunto, sono un artista, ho iniziato proprio riflettendo su questi temi, ma che cosa potevo fare io come artista per dare un apporto e soprattutto sensibilizzare, le persone su questi temi. Questo è un lavoro di una coperta, quindi una coperta, in realtà questo scarto può essere uno scarto avvolgente che ci protegge e nello stesso tempo con questi contenitori in Tetra Pak raccontare delle città. Infatti si chiama Patchwork City, sono dei patchwork, quindi le coperte della nonna fatte all'uncinetto, così come questa texture di sacchetti intrecciati diventa davvero un modo per raccontare, il tema dello scarto come seduzione. Questo forse è quello che mi interessa maggiormente. Per me lo scarto è davvero mettere la mano nel cestino dei rifiuti, ma capire come si può trasformare in bellezza e in seduzione. Nel 99 il Museo d'Arte Contemporanea di Rivoli mi invita per fare un progetto, un'installazione per i bambini. Ed essendo un castello ho pensato ad un grande abito, l'abito delle fiabe. E io sono nata a Macugnaghe, quindi forse l'idea della regina delle nevi mi è rimasta un po' nella mia memoria. E quindi ho pensato a queste bottiglie trasparenti, molto di ghiaccio, molto fredde. E questo grande abito in realtà è anche una cupola dove si può entrare, quindi anche un'architettura che accoglie. Siamo appunto nel 99, quindi parlare forse di scarto, di rifiuti, di raccolte differenziate non era così scontato. Oggi tutti abbiamo attenzione a questi temi, però allora erano proprio un po' gli esordi in cui tutti noi ci rendevamo conto che era una problematica emergente. Questo è un altro lavoro che poi è stato esposto ed è stato acquisito dal MAMAC, il Museo d'Arte Contemporanea di Nizza, e in questo caso questo abito ha una coda, quasi fosse uno strascico primordiale, un dinosauro, che comunque continua a raccontarci un po' la sua memoria. E questo invece è un progetto che è nato lo scorso anno con un'amica orafa che vive a Valenza, che si chiama Emanuela Burgene, e qua il tema di scarto e di valore si coniuga perfettamente. Ci tenevo a raccontarvi questo lavoro perché in questo caso questi piccoli fiori che si ispirano alla camomilla di montagna che tutti abbiamo nella nostra memoria e andiamo un po' a raccogliere in estate, si chiama Chillea. Sono fatti con bottiglie di plastica tagliate e sfrangiate. Quindi vedete che questo tema anche dell'arte va da una scala molto grande, molto importante, al piccolo e prezioso. Quindi tutti noi col microscopio possiamo trovare degli elementi che possono essere trasformati in valore nelle piccole cose, ma poi vedremo anche nelle installazioni più importanti. In questo caso sono stati inseriti dei materiali preziosi. Quello che abitualmente riteniamo prezioso. L'oro è più prezioso di una plastica che buttiamo nel cestino? Cioè, che valore diamo? Siamo noi che diamo valore a un senso, o sarà l'economia a quello che ci dà valore? Ma oggi più che mai la plastica, per esempio, sappiamo che ha un valore immenso. Credo che diciamo, adesso vengono compresse, per esempio, le bottiglie di plastica e adesso sparo, un metro per un metro di bottiglia di plastica compressa costa circa 200 euro, quindi anche tutto il mondo dello scarto e del rifiuto è economia, cioè non è perché noi rifiutiamo una cosa non ha valore. Quindi il mio gioco è proprio su cosa intendiamo per valore e cosa intendiamo invece come economia. Per
Se pensiamo alla carta di credito, è di plastica e non andiamo però a buttarla, no? Mentre immediatamente quando finiamo una bottiglietta di plastica la buttiamo nel cestino. Ecco, è su questo crinale che si è un po' innescato il mio dialogo. Quando vi parlavo di maxi scala, parlo di installazioni nelle città. Mi piace moltissimo lavorare su, anche come appunto dal piccolo, dal prezioso, ma anche intervenire negli spazi urbani, incontrare l'arte che incontra il pubblico, molto, non per forza gli addetti ai lavori del mondo dell'arte, che è un mondo molto settoriale. Sotto vedete il progetto Palle di Neve, che è nato nel 98 per Lucida Artista a Torino ed è girato in molte città, è stato anche a Marsiglia quando è stato capitale della cultura europea. E sopra invece Salerno, una città che ha lavorato molto sul tema delle luci fatte dagli artisti. Quindi anche in questo caso ritrovate il tema del prezioso. Sotto si chiama Palle di Neve, sono queste grandi sfere. Anche qui forse la mia memoria della montagna, una grande nevicata con queste gigantesche sfere in polistirolo, tempestate da 100-150 bottiglie di plastica tagliate e sfrangiate con dei punti LED. E sono posizionate su altezze diverse, quindi l'effetto è di percorrere questa via con questa nevicata, chiamiamola un po' virtuale, mentre sopra il tema è Sud Italia, era Salerno, mi sono ispirata al mosaici che sono nella chiesa del Duomo e in questo caso c'è il colore, c'è proprio un sapore completamente diverso, ma di nuovo c'è la preziosità e quindi nel mio caso il rifiuto non è mai denuncia, è propositivo, quindi non è solo riciclo, ma è anche un'idea di sostenibilità, di quello che tutti noi possiamo fare. Questo è, scusate, è una foto di un lavoro che è presente adesso in una mostra, Villa Borromeo d'Adda, e sono le ultime serie di progetti, sono delle foto scattate dall'interno delle bottiglie, come se la bottiglia diventasse quasi un filtro che ci fa vedere una realtà deformata, sia per colore che per forma, ma dove c'è un punto che è la messa a fuoco, e dentro quel punto si intravede il nostro spiraglio di realtà, di quotidianità, forse di quello che rimane della nostra quotidianità, mentre oggi, vista anche la situazione, il contesto effettivamente è deformato e filtrato anche da una situazione digitale, comunque che ci allontana da quello che è proprio il vivere dentro la nostra storia. Questi invece sono lavori precedenti, il lavoro che vedete dietro sono delle sfere rivestite di alluminio, come se fossero dei cioccolatini, forse ispirato un po' al Ferrero Rocher, ma in realtà l'idea era di come anche la pellicola in alluminio noi la cartocciamo e la gettiamo. Quindi c'è di nuovo il tema anche dell'immediatezza, del packaging, cioè quello che a noi interessa e che teniamo, in questo caso vabbè, ci mangiamo il cioccolatino e immediatamente dopo buttiamo, no, il pezzettino di carta d'alluminio lo buttiamo nel cestino. E questo lavoro nasce da quest'idea di accartocciare, di creare delle palline per ricomporre un grande mosaico. Mentre quello che vedete in primo piano invece sono delle veneri, un lavoro che mi accompagna dal 96 che fortunatamente ha incontrato un parere molto favorevole da parte dei collezionisti e sono delle donne, il tema della classicità e della bellezza, rivestite tutte da unghie finte, quelle degli espositori, partendo dal basso verso l'alto come se fosse una metamorfosi della bellezza e quindi anche qua una doppia visione, quasi un'esperienza più tattile, più appunto oserei dire di squame, no? Proprio una metamorfosi legata al tema della pelle e dell'animale. Questa è invece una performance, quindi lo scarto non è solo e i miei abiti non sono solo sogno, ma possono essere effettivamente anche indossati. Qui torna un po' l'idea della, diciamo, primitiva dell'abito che avevate visto prima, blu, e quindi del dinosauro, quindi queste donne che si proteggono, che creano delle scaglie sulla propria schiena, queste punte fatte dalle bottiglie, e in questo caso è diventato una performance, una danza, e anche qui non c'è più solo il tema della mostra e dell'artista che è al di fuori, cioè non vive all'interno della società,
ma sono dei momenti di performance che avvengono proprio come momenti più interattivi. Anche questi due lavori sono due corazze, sono stati realizzati quest'anno. Come vedete, la prima sono fatte con i contenitori degli spray, dei detergenti, forse proprio post-Covid, cioè quest'idea dell'igienizzazione, di avere tutto sotto controllo e quindi questa figura, questa donna che si protegge e che cerca comunque attraverso questi materiali che appartengono anche alla nostra quotidianità, perché oggi sempre di più andiamo a sanificare, tenta di costruirsi una sua protezione immaginifica. E in questo caso ci sono comunque delle lane che diciamo, fanno da trama per tessere queste scaglie. E l'ultima suggestione che vi lascio è questa tenda, si chiama Nomade, è una yurta che è nata a Torino 4 anni fa, prima del Covid, e l'idea era proprio di un'abitazione che si sposta, di una struttura che può nello stesso tempo essere scultura, ma anche può accogliere, un po' come l'abito della regina che avevate visto, quell'abito grande fatto a cupola, e all'interno l'idea era che diventasse un luogo di confronto e di scambio, e quindi anche di crescita, dello stare insieme, del condividere queste tematiche legate appunto all'ecologia e all'ambiente. E in questo caso appunto era Torino, e come vedete sono tutti sacchetti di plastica tagliati e cuciti a macchina che vanno a rivestire questa struttura in legno, legata poi con queste fasce fatte di lana. E oggi la yurta appunto è ferma, perché in realtà con il Covid i momenti di incontro non sono così scontati, soprattutto lo spazio non è molto grande. Però speriamo che si riesca comunque a rimontare tutto questo grande progetto e chissà, magari ritrovarci dentro una yurta, raccontarci nuove esperienze, chissà mai qua a Domodossola con il Rosmini. Grazie, e penso di essere stata nei tempi.